È arrivato quel momento dell'anno, ce lo dice il calendario, ce lo dice il tempo che fa fuori dalla finestra, ce lo dice anche questo bellissimo maglione che ho messo per l'occasione, bellissimo, bruttissimo come devono essere i maglioni di Natale. È arrivato appunto il periodo delle feste di Natale e allora per entrare un po' in questo clima, che è anche un clima conviviale, un po' più leggero che nel resto dell'anno, tornano i video della serie Match Game, cioè quei video in cui devo rispondere a un quiz, lo faccio io ma lo fate anche voi insieme a me, e vediamo chi ne sbaglia e chi ne azzecca di più. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. The International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Ciao, sono Francesco Costa, benvenuti in un altro video di questo canale, canale che ha qualche novità per voi perché da questo video in poi questo canale e tutti i suoi contenuti entrano a far parte dell'offerta giornalistica del Post, il giornale online di cui sono vice direttore, il Post.it. Cosa cambia? Per voi non cambia assolutamente nulla, troverete sempre un video ogni settimana su questo canale, anzi la cosa che cambia è che grazie alle spalle larghe del Post questo canale sarà più ambizioso durante il 2024, racconterà molto la campagna elettorale statunitense per le presidenziali anche dagli Stati Uniti, ma questo lo vedremo più avanti. Torniamo a questo maglione, torniamo al clima più leggero di questo video, torniamo al gioco. Il gioco si basa sui film che raccontano qualcosa degli Stati Uniti o film americani in generale. Io in realtà non lo so perché non ho scelto i film di cui vedrò delle immagini tra poco, li ha scelti qualcuno che tra poco sentirete, la voce fuori campo misteriosa di questo canale YouTube. Vi metto alla prova insieme a voi, vediamo quante ne azzecchiamo e quante ne sbagliamo. Primo film. Cominciamo subito con due attori che, cioè, gli attori mi dicono qualcosa, però non so chi siano, che film sia. Iniziamo male. Dammi un aiuto. Casa Bianca. Ah, è uno di quei film tamarroni in cui c'è il presidente in pericolo e bisogna salvare il presidente? Si chiamerà tipo Attacco alla Casa Bianca. 1, 2, 3. Quasi. Attacco al potere. Attacco al potere. Allora, io un film di questi l'ho visto tipo in aereo per... Ma manco tutto. È un film strano, correggimi se sbaglio, cara voce fuori campo, nel senso che sembra quasi più una fiction televisiva, però è un film e il cast degli attori, come vedete, lui, quello lì, diciamo, alla sinistra, è un attore molto famoso di cui mi sfugge il nome, magari apparirà qui in sovraimpressione, e racconta di qualcuno che tenta di ammazzare il presidente. Corretto, ne hanno fatti tre. Ne hanno fatti tre, vedi che però mi ricordavo 1, 2, 3. Basta. Nemmeno tu sai delle altre cose su questo film, che posso dire, credo che fosse anche piuttosto brutto, però intrattenente se siete in aereo, comunque abbastanza divertente, dai. Allora, questo lo so che cos'è. Questo è un paesaggio pazzesco, è la Monument Valley. Siamo nello Utah, al confine tra Utah e Arizona. Quale film? Ora, adesso, Forrest Gump? Forrest Gump, perché questo è il pezzo di strada, non so se è esattamente questo, in cui Forrest Gump è lì che cammina e poi lì è dove si ferma e dice sono un po' stanchino e da lì poi tornerà indietro. Questa l'hanno nominata la Gump Road e poi per chi conosce New York ovviamente c'è il Gump Restaurant a Times Square, famoso perché è anche il negozio di Forrest Gump, ma ancora più interessante, il negozio di Times Square non è l'unico e il primo ristorante dedicato a Forrest Gump, il film, perché il primo è stato creato nel 1996 in California. A Santa Monica? A Monterey. Ce n'è un altro sicuramente sul molo di Santa Monica, la catena di ristoranti, quella dei gamberetti, che è la stessa catena che poi vediamo dentro Forrest Gump, l'hanno creata e fondata dopo l'uscita del film, quindi non è una storia vera. Se voi andate a vedere in America che esiste quel marchio di ristoranti, ecco, non è che esisteva da prima, l'hanno fatto dopo. Andiamo avanti. Degli occhiali Ray-Ban. Beh, questo è stato veramente cattivo. Gli occhiali Ray-Ban sono degli occhiali Ray-Ban molto famosi, sono gli occhiali che piacciono molto al presidente Biden. Ora, dato che questi occhiali si chiamano Aviator, questi occhiali potrebbero essere anche quelli di chi pilota degli aerei e quindi mi viene in mente Top Gun. Beh, era cominciata malissimo questa manche del Match Game, ci stiamo riprendendo. Top Gun, film leggendario, Tom Cruise, eccetera. Curiosità. Attenzione. Gli Aviators erano effettivamente degli occhiali per l'Air Force americana. Ok. Solo successivamente poi sono stati venduti anche ai consumatori. Certo. Come Aviators, che sono anche appunto gli occhiali preferiti del presidente Biden. Mi dai grandi soddisfazioni.
Allora, lui è Andrew Garfield. Questo film è un film di battaglia, di guerra evidentemente, perché ha un uniforme da soldato, è la battaglia di Hacksaw Ridge, che ho riconosciuto solo perché ho visto un trailer qualche giorno fa, ma è un film sul quale non saprei dire nient'altro perché non l'ho visto, diretto da Mel Gibson, forse anche. Andiamo, com'è sto film? L'hai visto tu, voce fuori campo? Allora, sì, è un film abbastanza importante perché è il primo obiettore di coscienza nell'esercito americano. Vero, perché lui non voleva combattere le armi, certo, certo. Corretto. Quindi è abbastanza importante conoscere la sua storia, strano che... Dimmi un po', che battaglia è questa, visto che adesso fai anche un po' quello che mi sgrida? Allora, era stato spedito all'isola di Okinawa, non combatté nella guerra, però aiutò molto i soldati, sia nipponici che americani. Parliamo di Seconda Guerra Mondiale? Corretto. Allora, lui è un attore famoso, importante, ha vinto anche un Oscar, si chiama Mahershala Ali, se non vado errato, e questa è una scena del film Green Book, che racconta la storia di un musicista che gira gli Stati Uniti, musicista afroamericano, per esibirsi, suona il pianoforte, in un momento in cui gli afroamericani e i bianchi vivono delle esistenze molto rigidamente separate. Lui si trova a viaggiare, peraltro accompagnato da un autista bianco, che invece è interpretato da Viggo Mortensen, se non sbaglio, a viaggiare per gli Stati Uniti, sapendo, o meglio non sapendo, quali possono essere i posti a lui più ostili proprio per il suo essere afroamericano, e si fa guidare da un quaderno, un taccuino che esisteva davvero e circolava in modo informale tra gli afroamericani negli anni della segregazione, questo Green Book, che indicava loro quali erano le stazioni di servizio, i ristoranti, gli hotel in cui erano abbastanza al sicuro se si fermavano perché i proprietari non erano dei razzisti, perché quei luoghi erano accoglienti, e quali invece sarebbe stato meglio evitare. Se volete esplorare il tema del razzismo negli Stati Uniti, che cos'è, che storia, trovate un video su questo canale. Dai, sta andando meglio. Prossimo film. Allora, credo che sia Via col Vento, Russell O'Hara, lui, attore leggendario, così importante questo attore che non ve lo dico nemmeno come si chiama, non perché non me lo ricordi, se lo ricorda la nostra voce fuori campo come si chiama lui. Ah, ho colto in fallo... Ti ho colto in castagna? Forse. Attenzione, sento che sta digitando freneticamente qualcosa. Nel frattempo qui ci sarà un timer di me che aspetto e... Faccio una telefonata. Clark Gable. Vabbè, ti ho voluto mettere alla prova. Attenzione. Via col Vento ha vinto 8 Oscar, è stato il film con maggiore incasso per 25 anni. Ad oggi, non considerando l'inflazione, sarebbe ancora nella top 5 dei film più redditizi nella storia americana. Questo vuol dire però che James Cameron, con i vari Avatar, ha superato Via col Vento anche al netto dell'inflazione. Caspita. Prossimo film. Questo lo conosco, anzi lo riconosco, perché questo molo è un molo particolare, lo riconosco dai lampioni. È un molo che si trova a Hermosa Beach, che è una cittadina che sta a sud di Los Angeles, bellissima, tra l'altro è molto poco frequentata dai turisti, se volete andarci, siete da quelle parti, merita davvero. Questo è il molo in cui, in una famosa scena di La La Land, vediamo Ryan Gosling ballare da solo. È una scena ricordata anche per la sua estetica, lo vediamo proprio come in questo momento, al tramonto, e quei lampioni lì, molto belli, che vedete nella foto e che vedete anche nel film, furono installati dalla città apposta per girare quella scena. Poi erano così belli che se li tennero e con una grande cerimonia fu inaugurato di nuovo il molo. Insomma, è un pezzo di Los Angeles che è stato scoperto o riscoperto grazie a questo film, che vi consiglio di guardare se non l'avete guardato, consapevoli del fatto che non riuscirete a togliervi dalla testa queste maledette canzoni di La La Land tipo per mesi dopo averlo visto, però è inevitabile. Prossimo film. Meryl Streep, che interpreta Anne Wintour, o un personaggio, diciamo, deliberatamente ispirato ad Anne Wintour, la famosa direttrice di Vogue International, uno dei personaggi più importanti del mondo della moda, nel film che si intitola Il Diavolo Veste Prada, dove oltre a Meryl Streep recitano Stanley Tucci e Anne Hathaway. Mi chiedo che cos'altro vorrai aggiungere alla descrizione, diciamo, completa che ho fatto. No, ho anche ignorato il bollino verde perché era veramente facile. Hai altro da dire? Hai vinto tu. Oh. Prossimo film.
Morgan Freeman, Le ali della libertà, direi. The Shawshank Redemption, uno dei film dal rating più alto in assoluto su IMDb. IMDb, se lo vogliamo dire all'italiana, il sito quello lì di ranking, caratteristiche e dati sui film, uno dei film americani più importanti e apprezzati della seconda metà del Novecento. Vabbè, non sta andando male, pensavo molto peggio rispetto alle mie grandi note e lacune cinematografiche. Non solo, ho sbagliato la prima, da lì in poi, filotto, avanti. John Travolta, vabbè, le fatte facili però. John Travolta, grazie per averle fatte facili. John Travolta, celeberrimo attore statunitense, che in questo film mi sembra interpreti Vincent Vega, Pulp Fiction, Quentin Tarantino, Palma d'Oro a Cannes, film di un regista all'epoca molto giovane e abbastanza sconosciuto. C'era stato Le Iene, che era piaciuto molto, però era ancora un regista piuttosto di nicchia. Fa Pulp Fiction, diventa uno dei film più famosi dagli anni 90 in poi della cultura cinematografica statunitense. C'è John Travolta, c'è Uma Thurman, c'è Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tarantino stesso e altri attori, film divertentissimo. Ricorda che se le sbagli tutte dobbiamo poi chiudere il canale, quindi devono essere per forza facili. Ok, grazie. Pensavo già di meritarmi un bravo, invece no, va bene. Prossimo film. Ah beh, questa la so, ma la sapete anche voi questa qui, quindi cerco di raccontarvi anche qualcosa. Queste che vedete sono le famose Nike auto allaccianti che sfoggia il personaggio interpretato da Michael J. Fox nel secondo film della saga di Ritorno al Futuro, quella ambientata appunto nel futuro. E la cosa divertente è che non era poi previsto che Nike, ma così come altri brand, dovessero effettivamente essere coinvolti in quel film o come. Il punto è che Michael J. Fox si presentò alle riprese del film con le sue scarpe, che erano un paio di sneakers Nike. Non c'erano lì sul set delle scarpe più credibili come scarpe del futuro che potessero essere indossate, ma nemmeno quelle andavano bene, e insomma la produzione capì che lì c'era un problema ma anche un'opportunità. Si misero in contatto con Nike, gli chiesero delle scarpe che Michael J. Fox potesse indossare in questo film, ma gli dissero: fermi, non ci servono delle scarpe qualsiasi, voi come pensate che saranno le Nike del futuro? E quindi insomma chiesero a Nike di immaginare un prototipo delle scarpe che non erano ancora in commercio e magari non lo sarebbero mai state. Inventarono queste Nike auto allaccianti. Qualcosa del genere accade in quel film anche col marchio Pepsi, che collaborò al film, e infatti c'è quella scena in cui Michael J. Fox chiede una Pepsi Free, che era un gusto di Pepsi popolare negli anni 80. Pepsi Free vuol dire una Pepsi gratis. Lui va a chiedere una Pepsi Free e gli dicono: no, la devi pagare. Era nel passato che c'era il gioco con la Pepsi, ma insomma avete capito, a quel film collaborarono diversi brand, giocando anche con l'immaginarsi nel futuro o col ricostruire come erano i loro prodotti nel passato. Prossimo film. Wilson! Questo è il pallone Wilson che diventa l'unico compagno di fatto di vita di Tom Hanks nel film in cui lui finisce su un'isola deserta dopo un incidente aereo, e sto prendendo tempo perché non mi ricordo il titolo. Come si chiama? Non mi viene. Famosissimo. Castaway. Castaway, certo, grazie, Castaway. La sapevo? Vabbè, facciamo sbagliato, va bene, ok. Però la sapevo. Altro brand placement in questo film che è? Il marchio di palloni, immagino, Wilson. Oltre a quello? Ah, FedEx, perché lui, Tom Hanks, lavora per la famosissima ditta di corrieri, spedizioni, FedEx. È comunque un errore, però. Ho sbagliato. Vuoi dire che aver indovinato FedEx, Wilson, il pallone e tutto, comunque non fa sì che questa valga indovinata, perché non sapevo il titolo. Mi sembra un dettaglio abbastanza trascurabile, ma va bene. Prossimo film. Inflessibile. C'è un assegno della Pan Am, che però è una compagnia aerea, quindi forse questo assegno è un salario, che viene pagato al signor Frank Taylor. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, e prova a prendermi, il film in cui lui interpreta un truffatore che nessuno riesce a prendere, e infatti lui dice prova a prendermi solo nel titolo italiano, perché il titolo inglese, cos'è? Catch Me If You Can? Corretto. Ok, in realtà anche quello inglese era abbastanza coerente. L'ho visto questo film, non mi ricordo nulla di più del fatto che l'ho visto, non ho molto altro da dire su questo film, ma tanto che importa, l'importante è che l'ho indovinato. Tu hai altro da dire su questo film invece? Il più grande scandalo americano della storia. Si dice che la Pan Am sia fallita anche per colpa di questo scandalo. Di questo truffatore interpretato da DiCaprio? Wow. E in questo film, peraltro, c'è anche Martin Sheen, c'è Christopher Walken, c'è un cast pazzesco, la regia è di Steven Spielberg. Vedi che la sapevo qualcosa in più. Prossimo film.
Capitano mio capitano, Robin Williams nel film L'attimo fuggente, proiettato in, credo, ogni aula di ogni scuola media e superiore del paese, ma forse anche del mondo. Conosci il titolo in inglese? Conosco il titolo in inglese dell'attimo fuggente? No. Dead Poets Society. Ah, Dead Poets Society, vero. Che non ha nulla a che fare quindi con Carpe Diem e tutta quella roba lì, la poesia, eccetera. Dead Poets Society, interessante. Prossimo e ultimo film. Will Smith, dietro di lui c'è quello che sembra un allenamento di una squadra di football. È il film di Will Smith quello diretto da Muccino, questo? No. No? E allora sono drammaticamente fuori strada. Dammi un aiuto. NFL? Football americano? È Concussion, il film quello lì sui traumi e le conseguenze dei traumi alla testa dei giocatori di football. Corretto. In italiano? In italiano trauma cranico, no? Come si chiama in italiano? Zona d'ombra. Zona d'ombra, perché sarebbe il punto cieco del giocatore di football che non vede che un altro giocatore enorme gli arriva alle spalle e lo travolge. Quello è The Blind Side, forse era il titolo originale del libro da cui è tratto di Michael Lewis. Ho detto qualcosa che non sapevi nemmeno tu? Potrebbe essere. Ti lascio il tempo di verificare. Damogli il tempo. Fai tu, ti dico solo che questo era un video a tema natalizio. Non lo so. Attenzione. In realtà la storia è basata sull'articolo Game Brain per il periodico GQ. Giusto, quindi The Blind Side esiste sia il libro che il film, ma è un altro film e comunque il riferimento del titolo alla zona d'ombra è pensato proprio per quello lì, il punto cieco dei giocatori di football che non vedono quando stanno per subire uno scontro. E c'è un grandissimo filone, come vedete in questo caso, di titoli di film americani, quindi titoli originali tradotti in modi piuttosto creativi in Italia e non solo. Si fa a volte per rendere più accessibile, più facile da memorizzare a un popolo che ha una bassa conoscenza dell'inglese il titolo del film, a volte si fa per rendere il film più accattivante, tanto che capita che ci siano titoli originali in inglese che vengono cambiati in Italia con altri titoli in inglese ma che si considerano per qualche ragione più facili da proporre al mercato italiano. Poi c'è tutto quel filone terribile: se mi lasci ti cancello, se mi lasci ti rovino, se mi divorzi ti sposo. C'è stato tutto un periodo in cui ogni settimana usciva un film se fai questo faccio questo, non so perché, credo che poi ci sia anche una emulazione evidentemente, forse funzionava. Cosa dice di noi il fatto che funzionava? Non lo so. Abbiamo finito, era l'ultimo film. Sì. Me la sono cavata, diciamo, dignitosamente, spero. Come ve la siete cavata voi, raccontatemelo nei commenti. Spero che questo video, come gli altri della serie Match Game, possano essere anche un'occasione per chiamare l'amico, il coinquilino, la zia, il parente con cui si è in quel momento a casa e fare insieme questi giochi. Se vi sono piaciuti, scartabellate un po' nel canale, perché trovate tutta una serie di video Match Game, magari non avete fatto i precedenti, potete misurarvi con altri quiz come questo. Io ne approfitto per darvi appuntamento al prossimo video. Vi faccio già gli auguri di Natale. No, ci vediamo ancora per qualche video da qui alla fine dell'anno. A presto, ciao! Io lo so già che le persone diranno che i film erano troppo facili, ma è bene che voi sappiate che sono io che ho chiesto di farli facili, perché sono molto ignorante. Questa cosa comunque avviene sul mio canale, c'è un limite, diciamo, rispetto a quanto possa coprirmi di ridicolo. La prossima volta, non dico di mettere truffo, magari proviamo a farli un po' più difficili.